Ciao a tutti, sono Verito Games. Oggi continuiamo con Pessimo Testimone e andiamo avanti. Capitolo 22, la sposa indecisa. Sì, certo, uno ha avuto un brutto incidente. Si è appena svegliato, si alza così magicamente in piedi, sa. Aurora, Luis, ti sei svegliato? Ero così preoccupata. Io credevo che ti avrei perso. Non preoccuparti, Aurora. Non ti sbarazzerai di me così facilmente. Come stai, amico? Come se mi fosse passato sopra un camion. E mi fa male la testa. Devi andarci piano. L'infermiera ha detto che devi riposare. Io e Aurora ti aiuteremo con tutto quanto. Tu e Aurora vi siete avvicinati anche troppo, eh? Starà pensando alla foto di me e Luca? Non siamo così intimi, siamo buoni amici. Non siamo così intimi, insomma. A dire la verità, non siamo così intimi. Siamo solo due persone che tengono molto a te. Sei tu il motivo per cui siamo qui. Mi dispiace, in questo momento per me è difficile pensare, da quanto sono in ospedale. Cosa mi sono perso? Beh, ti sei perso una partita di football fantastica. Sono passate alcune settimane ed è tornata tutta la normalità. Luis è stato dimesso dall'ospedale, meno male. Sono pochi giorni dopo essersi svegliato da coma. I dottori hanno detto che è guarito in maniera strepitosa. E non era il solo, anche il cancro di Leslie era in fase di remissione, meno male. E sembrava determinato a provare che non sarebbe tornato. Meno male, grazie e buona giornata. Wow, è bello vederti piena di energie. Davvero? In questo momento mi sento come se potessi conquistare il mondo. Non mi sentivo così felice da anni. Sono felice che tu ti senta così. Tra tutte le persone che conosco, sei tu quella che lo merita di più. Non sei felice, Aurora? La prossima settimana ti sposi. Non dovresti essere piena di gioia? Sono felice o non sono felice? Ah, boh, Aurora, se non lo sai te, devo decidere io. Secondo me non sei felice, cioè. Ad essere sincera, non sono così felice. Una donna felice non dovrebbe chiedersi se stia facendo la scelta giusta. Si tratta di Luca? So che dovrei farmi i fatti miei, ma sono la tua damigella d'onore. Non posso fare a meno di chiedermi... Sei sicura che questa sia la scelta giusta? Beh, ricordi quando mi hai detto che desideravi la mia felicità? Sì, volevo chiederti. Tu sembri sempre sapere cosa vuoi dalla vita. A volte i tuoi desideri sono perfettamente normali, come stare bene, ma altre volte sono proprio casuali, come aprire una pasticceria. Eppure sei riuscita in tutto. Come hai fatto? È una domanda difficile, ma... Credo di esserci riuscita proprio perché so quello che voglio e faccio di tutto per ottenerlo. Non mi riposo finché non ci riesco. La cosa ti rende felice? Sì. Aurora, tu non sei me. Fare le stesse cose che faccio io non per forza ti renderebbe felice. Ti renderà felice seguire il tuo cuore. Lui ti ha detto di prenderti del tempo e pensare se vuoi sposarlo oppure no, giusto? Sì. Non pensi sia finalmente arrivato il momento di dargli una risposta? Non penserai di decidere sull'altare, vero? Credo tu debba almeno questo. Immagino di sì, ma sposarlo? Non devi farlo per forza, lo sai. Trovare la felicità non significa fare un banale matrimonio con lieto fine. Si tratta di scegliere la propria strada e percorrerla il più lungo possibile. Cavolo, ti comporti come se... Sposarsi significasse legarsi a qualcuno per il resto della propria vita. Che vuoi dire? Il matrimonio non è una promessa di rimanere fedele a quella persona? Forse ti sembra poco convenzionale, ma il matrimonio è praticamente come un contratto di lavoro o un modulo per le tasse. Le persone barano sempre quando si tratta di tasse. Stai forse cercando di dire che tradire è giusto? Non esattamente. Non voglio dire che avere una relazione extraconiugale sia giusto o sbagliato, dico solo che è una possibilità. Insomma, se vuoi sposarti con Luis, ma continuare ad andare a letto con Luca, chi può impedirtelo? Oddio, cioè, tanto vale che lasci Luis, poverino, cioè. Io non credo che... non discutere con me. Pensaci e basta, ok? La conversazione con Leslie mi ha messo a dura prova, ma era innegabile che avesse ragione. Il matrimonio sarebbe stato la settimana successiva. Devo decidermi. Posso sposarmi con lui o lasciarlo per Luca? Oppure posso prendere due piccioni con una fava? Io e Luca abbiamo tenuto il segreto per molto tempo. Cosa potrebbe impedirmi di continuare per questa strada? Cioè...
Allora, se non ti piace più Lucy, che cacchio te lo sposi a fare? Cioè, non è che puoi stare con due piedi in due staffe, voglio dire. Allora, sì, saresti una grande stronza, per non dire un'altra parola. Ti senti bene? Mi sembri molto riflessivo. A dire la verità, volevo parlarti di una cosa. Certo. Di che si tratta? Io... Ricordi quando mi hai chiesto se volessi annullare il matrimonio? Sì. Ho preso una decisione. Certo, perché tu decidi di non sposarlo una settimana prima, né ci pensi prima di organizzare tutto. Non ho mai visto Luis così nervoso. Uff, è un uomo magnifico. Mi ama e sono sicura che insieme avremo un futuro stupendo. Ma c'è la questione dei miei sentimenti per Luca. Allora mollalo, che non è esattamente tipo da matrimonio. Lui sarebbe il marito perfetto e io potrei continuare a vedere Luca senza che lo sappia. Saresti una strozza, ma se lo merita, beh, direi di no. Devo sposare Luis? Sì, sposalo, no, annulla il matrimonio. Bella mia, annulla il matrimonio, cioè non ha senso, Luis. Mi dispiace dargli sto colpo, però, cioè, che senso ha sposartelo se poi metti 500.000 corna? Non ha senso. Credo che dovremmo annullare il matrimonio, cioè, io ti amo. Ma non è giusto sposarci se non sono sicura 100% di volere te. Non voglio rendere la tua vita uno schifo. Lo capisco, mi dispiace per lui, poverino, sono triste. Ma rispetto la tua scelta, voglio solo che tu sia felice. Grazie per la comprensione. Questo significa che non vivremo più insieme? Non lo so. Credo che la cosa migliore sia lasciarci completamente. Oddio, poverino. Però è meglio così, cioè... è inutile fargli le corna, che senso ha? Il giorno dopo era di nuovo tutto come l'anno prima. Luis mi ha aiutato a portare i miei vestiti a casa mia e io l'ho aiutato a portare i suoi libri a casa sua. Ecco fatto, questo era l'ultimo. Credevo che impacchettare le cose richiedesse più tempo, anche io. Ma guarda a che punto siamo. Questa stanza è esattamente come era quando abbiamo cominciato a frequentarci, già. È quasi come se non fosse cambiato nulla. Allora. Beh? Tutto a posto? Nessun rancore tra noi? Certo che no. Spero che continueremo ad essere amici. Essere amici, sì. Certo che sì. Solo perché non ci sposiamo più non significa che non mi interessi più nulla di te. Bene. Mi dispiace per lui, poverino, non voglio perderti. Cavolo, che situazione strana. Ci vediamo allora. Luis stava esitando. Immagino non fosse pronto a dirmi addio, ma era il momento. Addio, Luis. Addio. Mi dispiace, ma è meglio così, fidati. Non avevo... cioè... che senso ha sposarsi una persona che non ami e poi farle le corna? Oggi è una giornata completamente nuova. Potrò anche non sentirmi bene, perché io e il mio fidanzato ci siamo lasciati, ma devo comunque indossare qualcosa di bellissimo. Questo è proprio stupendo, ma proprio al massimo, eh. Fa cagare, però vabbè. Questo decisamente, appunto, fa cagare proprio. Ma forse posso ottenere il meglio per un'occasione migliore. Dopotutto io e il mio fidanzato ci siamo appena lasciati, le persone dovrebbero capirlo, no? Sono felice che questa pasticceria si sia fatta così tanti clienti ultimamente, già. Credo che sia il profumo delle torte, appena cotte ad attirare dentro le persone. Puoi dirlo forte. Beh, uno sente odore dei dolci, è ovvio che scappa dentro una pasticceria, mi sembri un po' giù. Che è successo? Preferisco non parlarne. Perché? Sono la tua migliore amica, non puoi tenermi tutto dentro. Mamma mia, come sono contenta che Leslie sta bene, mamma mia, meno male. Continuerò a darti fastidio finché non me lo dici. E va bene, allora, ho annullato il matrimonio. Oh, ed è una brutta cosa. Cosa? Come puoi chiedermi questo? Affronta le cose, Aurora. Volevi farlo da molto tempo e ora finalmente l'hai fatto. E è ovviamente una bella cosa. Beh, meno male che la tua amica ti ha fatto ragionare, sennò buonanotte. Beh, se la metti così, sai che ho ragione. E comunque, anche se lui se non era quello giusto, il mare è ancora pieno di pesci. Ma forse tu hai già gli occhi su uno in particolare, vero? Che intendi? Avanti, Aurora, non fare finta... appunto, fa finta tonta, dai. Hai annullato il matrimonio per poter stare con Luca. Sì, no. Sì, no, no, sì. Adesso è sincera, sì. Ovviamente io, ragazzi, entro nei panni del personaggio, come vi dico sempre. In un mondo perfetto, io dovrei sposarmi con Luca.
non con Luis. E quando l'ho finalmente capito, non aveva più senso continuare quella buffonata. Io voglio Luca. E credo che anche lui mi voglia me. Oh, è molto bello. Poi magari ti fa le corna. E poi magari capisci che era meglio lui. Perché non si sa mai nella vita. Non mi sembri felice. Credi che Luca sia un bravo ragazzo? So che lo è. Mi ha aiutata con la pasticceria, ricordi? Lui ha reso possibile tutto questo. Voglio solo che tu non finisca così presto nelle braccia di un altro uomo. E se succedesse anche con Luca la stessa cosa che è successa con Luis? Eri pazza di Luis, non te lo ricordi? No, non sarà così. Luca è diverso. Hai detto la stessa cosa di Luis quando avete iniziato a frequentarvi. Ehi, che ne dici di andare in pausa a pranzo? Il mio stomaco sta brontolando. So che stai provando a cambiare argomento, ma per questa volta ti perdono. Ed è solo perché ho fame. Nel frattempo... È meglio così, ragazzi, cioè, dai. Scusa se questa mattina non ho potuto parlarti. Avevo una riunione che non potevo rimandare. Non c'è problema. So di avertelo detto con poco anticipo. Qualcosa non va? È molto imbarazzante, ma credo tu debba saperlo. Che è successo? Io e Aurora abbiamo deciso di annullare il matrimonio. Veramente? E lui sorride, ovviamente. Cioè, mi dispiace. Deve essere duro per te. E anche per lei. Lo è. Ma mentire se dicessi che è stata una sorpresa. Perché dici così? Avevo dei sospetti. Oh. Comunque sono felice che mi avresti fatto la testimone. Figurati... Che è il tuo amico quello? Lasciamo bene. Credo che non avrei potuto averne uno migliore. Sicuramente scherza. Certo. È stato un onore. È proprio il tuo testimone. Oddio, appena lo sa. Comunque. So che tu e Aurora siete abbastanza intimi. Oh, non sai quanto. Beh, sì. Siamo amici da anni. Prenditi cura di lei, ok? Certo. Cioè, ci proverò. Bene. Oddio, questo poverino. Ora devo andare. Devo annullare le cose. Devo annullare delle cose per il matrimonio. Stammi bene. Che cavolo è successo? Oggi è stata una giornata davvero strana. È strano tornare a casa e non trovare lui. Si intento a preparare la cena. Mi ha viziata un po'. Oddio, ti pareva. Giù subito, Luis. È spuntato. Luca, che succede? Luis mi ha detto che hai annullato il matrimonio. Sono venuto il prima possibile. Cavolo, pensavo che Luis tenesse le sue cose personali per sé. Personali? Avrei dovuto essere il suo testimone, in caso si sia dimenticata. Perciò è perfettamente normale che me lo abbia comunicato, non trovi? Oh, giusto. Come ho potuto dimenticarlo? Sei il pessimo testimone che non smetteva più di provarci con la futura sposa. È sufficiente chiamarmi pessimo testimone. E poi non sei più la futura sposa. Sei la passata sposa. Tusce? Quindi che ci fai qui? E dai, come se non lo sai. Se sei qui solo per gongolare, ne sai dove la porta. Sono già abbastanza a terra, non c'è bisogno di peggiorare le cose. Annullare un matrimonio non dovrebbe farti sentire giù, Aurora. Chiusa una porta si apre un portone. Forse è anche migliore. Luca! Ah, sì. Dimmi di nuovo perché sei qui. Sono qui per scaldarti questa notte. Certo. E come vorresti farlo esattamente? Immagino che lui l'idea ce l'ha. Oh, sai bene come. Non c'è più nulla che mi impedisca di buttarmi tra le sue braccia. Non sono più fidanzata. Se voglio Luca, questa è l'occasione giusta per dimostrarglielo. Cosa dovrei fare? Lasciati. Rifiutalo! Luca, non sono dell'umore giusto per questo. Va bene. So che ti serve del tempo prima di iniziare. Ma scusa, mi sono appena lasciata subito palapuft. No! Aspetta, se lui l'ama veramente, aspetta, quando si sentirà di avere una storia con lui, allora... So che ti serve il tempo prima di iniziare ad uscire seriamente con qualcuno dopo lui. Beh, quando comincerò ad uscire di nuovo con qualcuno, perché sei così curioso che quel qualcuno sarai tu? Forse cerco solo un amico con qualcosa in più. Aia... Beh, a dire la verità, ora non importa. Sono venuto qui per offrirti qualcosa. Sai, per distrarti. Davvero. Interessante.
Di cosa si tratta? È una sorpresa. Ed è finito, ecco. La mia nuova vita. Pare tu abbia preso una decisione importante. Vediamo se la tua nuova vita è proprio quello che speravi. Ah, boh, non lo so. Niente ragazzi, io direi finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!